amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, è da un po' di tempo che io desideravo di vedermi più bella. Ma non più bella perché devo dimagrire o le ragazze con i muscoli sono belle, ma perché io ho un'idea di me stessa in un certo modo, che comunque con il fatto di essermi totalmente fermata e aver smesso di fare attività fisica a livello di passeggiare anche 2 ore al giorno grazie al mio cane, mi sono sentita appunto un po', se così si può dire, inflaccidita, come se tipo i miei muscoli fossero andati in letargo dall'inizio di questa quarantena. E niente, scorrendo i video di YouTube un giorno vedo questa challenge che è la 14 day subs challenge, e che in realtà, se proprio devo essere sincera, passa sotto gli occhi di tutti come una challenge miracolosa, perché viene fatta da persone comunque che mangiano male e che vogliono dare una svolta in 14 giorni alla propria vita. Ora, non vedrete questo in questa challenge, perché io mangio molto bene, non mangio cacate, mangio una volta due a settimana fuori, ovviamente capita che mangio 5-6 volte a settimana fuori, ma può capitare una volta in 3 mesi, per dirmi, no? Però in realtà ci tengo a mangiare bene, perché so che siamo quello che mangiamo, quindi ci tengo a mangiare bene, ci tengo a non mangiare carni con antibiotici, merendine che non abbiano, anzi merendine non ne mangio, ma se devo mangiarne controllo che non abbiano grassi idrogenati, eccetera eccetera eccetera. Non mangiamo in casa roba fritta eccessivamente, quindi insomma ci teniamo un po' tutti. Io comunque, anche vivendo da sola per il fatto dell'università, tendo a mangiare molto molto bene. Appunto, passa per miracolosa questa challenge perché viene fatta da persone che mangiano male, vogliono dare una svolta miracolosa alla propria vita, come ho detto prima, e quindi fanno questa challenge come dei pazzi, si ammazzano, iniziano tipo a digiunare per voler avere dei risultati grazie a questa challenge. Io questa challenge l'ho fatta, ma l'ho fatta nuda e cruda. Cioè, mi sono allenata come la challenge prevede. Non ho mangiato in modo diverso, ho continuato a mangiare cioccolata, quando ho avuto il ciclo mi sono sfondata di Nutella, ho fatto la mia vita di sempre, però mi sono allenata. Quando non ce l'ho fatta non mi sono allenata, perché appunto ho avuto il ciclo, quindi 2 giorni li ho saltati, ma comunque ho fatto 14 giorni di allenamento, in cui poi ho anche inserito altri esercizi che mi facevano bene alla schiena, oltre al solito allenamento. Infatti, se vedrete usare la sbarra, ecco, ho un po' variato, anche l'ultimo giorno ho fatto un circuito particolare col muro, però alla fine ho fatto comunque 14 giorni di allenamento. Risultati, adesso vi lascio alla challenge, quindi velocemente vi faccio vedere in questi 14 giorni cosa ho fatto. Se volete l'allenamento completo, ma in realtà non è completo perché poi ho aggiunto degli esercizi, però se volete vedere un allenamento tostissimo per gli addominali, nell'info box vi lascio il video che ho fatto, oppure potete scorrere nei video. 4 video fa, sì, dovrebbe esserci l'allenamento per i miei addominali. Quindi vi lascio, più o meno velocemente vi faccio vedere le cose che ho fatto e poi ci fermiamo un attimo per parlare delle conclusioni. Sono una schiappa, non so nemmeno quanti ne ho fatti. Comunque fino ad adesso ho fatto gli esercizi con l'asciugamano per finire il tappetino a casa e mi sono ammazzata 4 volte tanto, perché con l'asciugamano che ti scivola devi tenere tutto in tensione molto di più, quindi vado a terra. Ho un tappetino per fare i miei esercizi, ma quello che vi voglio dire è un'altra cosa, cioè questo in realtà è il terzo giorno, perché io ieri non ero capace nemmeno di alzarmi dal letto, è stata durissima per me, non tanto fare gli esercizi, anzi mi sentivo super carica dopo averli fatti, ma il fatto che io non mi sia tipo mai allenata mi ha tipo reso molliccia. Per quanto io sia molto magra, perché ho un metabolismo iperveloce, questo non vuol dire che abbia tanti muscoli. Quindi è stata durissima per me e ieri non ce l'ho fatta ad allenarmi, perché sì, questa è una challenge, però non mi devo, diciamo, distruggere. Questo è il terzo giorno, quindi farò comunque un giorno in più, ovviamente ne farò 15. E ce la devo fare.
Ok, seconda giornata andata, vi posso dire comunque che ho sudato molto meno e ho fatto meno fatica rispetto alla prima giornata, cioè è veramente visibile la differenza. Mi trema il braccio con cui sto tenendo la fotocamera, ho ancora il fiatone perché ho appena finito e soprattutto il mio punto debole sono le braccia, in cui ho veramente zero forza. Anche il terzo giorno è andato e sto provando sempre meno difficoltà a fare gli esercizi, tutti tranne il plank ultimo. Ma in generale è solo il terzo giorno e già ho molta meno, cioè faccio molta fatica in meno rispetto al primo giorno, cioè che proprio ero in un bagno di sudore, stavo morendo. E inoltre stamattina mi sono svegliata e non mi facevano così tanto male i muscoli come appunto il primo giorno in cui mi ero allenata, quindi tutto sta andando per il verso giusto. Dopo l'allenamento non c'è niente di meglio che una bellissima spremuta di arance fresche, cin. Odio il ciclo, quindi la challenge sarebbe a facco. Non posso assolutamente allenarmi perché ne va della mia salute mentale, fisica e tutto quanto. E quindi oggi non mi alleno e nemmeno domani. Ma non penso, anzi penso che faccia bene al mio corpo, perché allenarsi tutti i giorni fa male. Non so nemmeno perché sto facendo questa challenge. Comunque mi mancano solo 2 giorni ed è finita. Purtroppo i risultati non li vedo tantissimo, perché ho deciso di fare questa challenge nel momento in cui verso la fine mi è arrivato il ciclo, quindi sono gonfia eccetera eccetera. Quindi dovrò aspettare qualche giorno per vedere i risultati. Vi aggiorno. Ora dondoli troppo. Pure il ciclo, ricordiamocelo. Ok, perfetto. Non so se rende, ma Regina, Jack, e sono anche gonfio per il ciclo. Aspettiamo tempi migliori e vedremo. Allora, conclusioni. Non è una challenge miracolosa e quindi non è vero che da questo passi a questo in 14 giorni. Nel mio caso però, io ero pronta ieri a dirvi che non ha funzionato con me. Ma poi è successa una cosa. Ho fatto un allenamento al muro, come avete visto l'ultimo giorno. Ho fatto un allenamento al muro e mi si è scoperta la pancia. Io mi ero allenata sempre a pancia coperta perché uso maglie larghe, ma ieri mi si è scoperta la pancia e mi sono vista nello schermo del computer, no? Dopo essermi allenata mentre montavo il video. E raga, in questo video vi faccio vedere, si vedono degli addominali incredibili.
E questo perché? Perché vuol dire che la challenge in realtà ha funzionato, e solo perché non si vede subito non vuol dire che non abbia funzionato. Infatti, se indurisco i miei addominali, sono pietra, ve lo giuro, sono pietra, anche perché io ogni mattina mi svegliavo con i dolori e facevo veramente di tutto per fare bene gli esercizi. Quindi questa challenge è miracolosa? No. Ha funzionato? Sì. Ho degli addominali assurdi sotto quel piccolo strato di, penso, grasso addominale. Anche se io non sono grassa, sono magra, ma non ho mai allenato il mio corpo, quindi non posso pretendere in 14 giorni di rivoluzionare la mia vita. Ma ragazzi, quel video in cui mi riprendo, in cui mi si vedono quegli addominali, mi ha fatto davvero, boh, avere un boost di energia e voler continuare ad allenarmi per far uscire fuori quello che si vede quando gli addominali sono in tensione, perché appunto io sono magra e posso raggiungere i risultati con molta facilità. Quindi voglio mettere un po' di impegno e consiglio a tutti di fare questa challenge, che se abbinata ad un'alimentazione sana e corretta sempre funziona veramente tanto. Non è miracolosa, perché se siete in sovrappeso e continuate a mangiare male, e lo siete perché mangiate male, non per qualche patologia, per l'amor di Dio, se lo siete semplicemente perché mangiate magari male o abusate di bibite gassate e fate questa challenge e una volta mangiate bene, ovviamente potrebbe sembrarvi miracolosa, perché veramente ti fa sgonfiare e ti fa restringere la vita. Io ho visto tantissime persone che da gonfie una volta hanno tipo il fisico a clessidra. Ed è assurdo, lo so, è assurdo. Però per una persona normale come me, che ha fatto solo la challenge, ripeto, voglio che si capisca bene, e non ha modificato per nulla la sua alimentazione, anzi, se devo dire la verità, essendo in quarantena ho mangiato pure di più e non mi sono mossa, quindi in realtà questa challenge a livello proprio muscolare funziona. Se vi aspettate di diventare Alexis Ren in 14 giorni, no. Però quella cosa di vedere i risultati in video, che io non mi aspettavo, mi ha tipo scioccato. Infatti, se voi vedete, ecco, non è nulla di miracoloso. Se vedete, non, cioè sì, sono la solita di sempre, non è cambiato potenzialmente nulla, tranne che qui sono visibilmente molto più piatta, tranne in questa fascia, però mi è passato il ciclo da 3 giorni, quindi in realtà sono anche ancora un filino gonfia. Però non è successo nulla di miracoloso, a parte sgonfiarmi, ma quello è normale, no? Ma appunto la differenza sta nel vedersi mentre si fanno gli esercizi. Ora vi faccio vedere questi due esercizi a confronto. In questo potete vedere che io ho... mi pende la pancia, no? Un pochino mi pende la pancia, ma qui potete vedere che in 14 giorni quello che si vede è addominali scolpitissimi. Quindi veramente io vi consiglio di provarla, anche perché non avete nulla da fare in questa quarantena, quindi dateci dentro con questi esercizi. Io continuerò assolutamente a farli, boh, perché sono troppo contenta dei risultati. Quindi quando finirà questa quarantena, abbinando passeggiate e comunque movimento con questo allenamento, raga, secondo me rivoluzione. Qua mi faccio un fisicazzo, poi top, raga, top. Provate questa challenge, sono contentissima del risultato e grazie di aver visto questo video e di avermi dato fiducia, perché se avete aperto questo video vuol dire che mi date fiducia e trovate la fiducia anche in voi stesse e la forza di affrontare questa challenge, perché ne vale assolutamente la pena e ve la straconsiglio. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto su questo canale. Ciao!